Insieme, subito dopo che è scoppiata una bagarre per la quale vi ho dato puntuale risposta, che avevamo letto perché avevano una bagarre estremamente fuori luogo e cattiva, quella di dire che ci sono carte nascoste, adesso vedrete di nascosto non abbiamo niente, perché anche noi, non dico brancoliamo, ma abbiamo solamente degli incartamenti che sono sotto da una vita e che tutti quanti noi conosciamo. E per il resto, praticamente tra il Ministero dell'Ambiente e Assessorato Territorio e Ambiente abbiamo portato avanti una serie di interrogazioni. Con il Ministero dell'Ambiente le cose sono diventate più difficili perché chiaramente è stata fatta pervenire da parte di qualcuno, anzi addirittura anche dei messaggi, e il Ministro è molto dispiaciuto con me, ma è giusto che voi lo sappiate, da dove naturalmente emerge che il sindaco di Lipari non vuole il parco e che ha parlato male contro il parco e che ha parlato male addirittura anche del Ministro. Mi sentirete dire ufficialmente che io no, l'ho messo anche per iscritto, mentre invece alcuni che hanno scritto l'11 marzo con la sottoscrizione di alcuni, poi vi darò la lettera di alcuni capigruppo della minoranza di altri consiglieri, hanno scritto che vogliono tutto il parco, mentre la realtà non è assolutamente questa. E allora, per esplicitare un discorso di questo genere, subito dopo la vergognosa rissa di quattro bandi dove sono stato, dove mi sono salvato di un atto di coraggio, dove chiaramente ho detto quello che c'era, perché l'irruzione da parte di alcuni, la veemenza del presidente e di altri, dove chiaramente qualcuno diceva che c'era qualcosa di altro, ho detto che mi sono portato tre cittadini di quattro bandi a Palermo, quelli hanno fatto tutte le domande. C'era presente quello Gentiusa, che stava in casa, ma quasi ancora. Noi non abbiamo niente, il ministro ci ha detto andate avanti, vedete un attimino come fare le cose. E quindi quando questa gente ha fatto le domande, ha visto la realtà quella era, c'è stata una maggiore calma, e ragione per la quale non mi pare che quattro bandi siano più tornati. Mentre invece a piano conto so che ci sono state delle riunioni alle quali ci sono stati guardati bene da invitati, alcuni di piano conto mi stanno invitando e quindi verrò prossimamente a piano conto a dire la verità delle cose come stanno. Certamente in distonia con me e i miei fronti che continuano a cavalcare la battaglia da questo punto di vista, con una nuovità che mi comunica anche il mio collaboratore Gianfranco Guarino, che sarà da questa, cioè ha avuto una prima lettera di collaborazione e avrà una seconda lettera di collaborazione perché deve ufficialmente potersi muovere così con il Jonathan Martello, mi è stata detta una cosa che mi sorprende, ma per certi versi e mi lascio un po' stupito e mi trovo anche questo in distonia con il mio amico Gianfranco Guarino, che c'è la volontà addirittura della richiesta di un referendum che porterebbero avanti. Il Presidente del Consiglio avrebbe comunicato a Guarino che faranno il referendum per dire no al parco. Ma stabiliremo, vedremo se è previsto dalla legge, come è previsto, quello che possono fare i cittadini, che viene sempre. Su questo discorso del parco, come voi sapete, non è che ci sono dei discorsi fatti. Il ministro, solo in sede dell'ente gestore del sito UNESCO, ha parlato di questa possibilità. Se questa possibilità, questa istituzione del parco, tra perimetrazioni, non dimentichiamo un'altra cosa importante, che è il regolamento, che a mio avviso mi pare un discorso estremamente significativo, può soddisfare le esigenze di questo ente comune e quindi della popolazione, e diventa un discorso di ricchezza, naturalmente non saremo favorevoli. Se tutti quanti i presupposti che si creano saranno dei discorsi negativi, li vogliamo governare assieme a tutti quanti voi, gruppi politici, di maggioranza e di minoranza, nella attervisa che praticamente noi possiamo dare il meglio del prodotto. Parto da un discorso che è importante. Il Consiglio Comunale, quindi alcuni di voi in Consiglio Comunale, hanno respinto la proposta dell'amministrazione comunale, quella presentata da me e dalla commissione Molta soddisfazione. Sì, voglio dire, è stata respinta perché è stata ritenuta inadeguata, usiamo questo termine, ben venga il discorso di questo genere. Poi vedremo assieme, perché su questa cosa del patto non ci può essere una maggioranza o una minoranza, quindi ve lo dico molto francamente, vedremo assieme se dovremo essere propositori di una nuova proposta, vedremo assieme se una proposta ce la deve dare l'assessorato. È un discorso che decidiamo noi oggi, perché
abbiamo portato avanti un lavoro, e io devo ringraziare Martello e Guarino, hanno fatto un lavoro veramente certosino, importante, di consultazione. Hanno parlato con i rappresentanti di tutte le isole, con i rappresentanti di Stamboli, consiglio di quartiere, i rappresentanti di Panarea, quindi consiglio di quartiere e gente a Stamboli, consiglio di quartiere e gente a Panarea, consiglio di quartiere e gente di Filicudi e Rifugi che sono venuti qua, consiglio di quartiere e gente a Vulcani. Non c'è stata se non l'interlocuzione, diciamo, sull'isola, solamente a quattro pani con i cittadini di quattro pani, estremamente, estremamente dura. Subito dopo, chiaramente, a pieno conto che saremmo venuti, lo avremmo fatto, lo faremo, perché chiaramente lo faremo come amministrazione, lo verremo a fare, con la speranza che non vi sia, anzi penso che ora non ci sarà più, perché sono stati smentiti, sbugiardati sulle intese e sugli accordi, quindi dove la gente potrà avere una sua avversità e l'abbia pure, e ci metterà beato, può desiderare di non volere il parco e venga pure, nessuno vuole costringere gli altri, ma io che devo fare amministrazione, quando un rappresentante del governo mi dice io faccio il parco, istituisco il parco di una legge sulle isole, mi preoccupo di che cosa? Vorrei attirare su questo punto la vostra attenzione, che è la mia più grande preoccupazione, perché nella concitato incontro e discussione telefonica con il ministro, mi ha detto, dice, ma io avrei potuto fare di più gesti, lui ha detto, abbiamo capito questa grande attenzione e correttezza nei confronti del governo, che non sono stati messi in cruciato, cosa che nessuno ha capito da questo punto di vista, ecco perché volevo una coralità di partecipanti, di come dire, quantomeno ci sono anche delle opposizioni, perché capissero che già il lavoro che noi abbiamo compiuto col ministro è un lavoro grande, quello di non avere vincoli salvaguardia che potevano essere suggeriti anche dall'amministrazione regionale.